È stata presentata nel Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila in conferenza stampa la seconda edizione del Festival dei Popoli Europei, che si svolgerà a Peltuinum. Quest'anno previsto per il 20 agosto il concerto dei Boom da Bash. L'evento, a cura della Fondazione Consiglio Regionale Eventi, che realizza iniziative culturali sostenute dall'Assemblea Legislativa, si pone l'obiettivo di continuare nel percorso di valorizzazione dell'area archeologica di Peltuinum, che anche quest'anno farà da scenario ai due appuntamenti, che si svolgeranno il 20 e il 21 agosto 2024. Martedì 20 agosto alle ore 19 si esibiranno i Boom da Bash, mentre il giorno successivo, sempre alle ore 19, sarà la volta di The Celtic Tramps più Riserva Mock. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma è stato presentato dall'assessore regionale Roberto Sant'Angelo e dal sindaco di Prata d'Ansidonia Paolo Eusani. Il Festival dei Popoli Europei rappresenta una proposta culturale e di valorizzazione territoriale integrata che si inserisce all'interno di un programma molto più ampio che comprende altre manifestazioni come il Festival della Transumanza, la Settimana d'Annunziana, la Notte dei Serpenti, una serie di proposte variegate e di rilievo che contribuiscono a mettere l'Abruzzo al centro dei flussi turistici in Italia e in Europa. Allora, un palcoscenico stupendo all'interno dell'area archeologica di Peltuinum, ma già l'anno scorso abbiamo realizzato la prima edizione di questo Festival dei Popoli Europei, così chiamato perché le tante identità europee fanno la grande patria. Intorno a questo ragionamento, ma noi vogliamo valorizzare anche le identità e peculiarità del nostro territorio. Peltuinum è un'area che ha una vocazione naturale, una città, antica città vestina, poi romana, che ha delle bellezze uniche, il Tempio di Apollo all'interno, e attraverso la musica, i concerti, ma anche convegnistica, vogliamo portare le persone lì per portare il ragionamento. Ospite clou sarà il 20 di agosto il Boom da Bash, gruppo salentino, questa contaminazione con la Puglia sulla via del Tratturo, noi ci giochiamo, ma è un tema ragionato della convivenza di due regioni che debbono sempre più dialogare per valorizzare le bellezze che hanno. Ti ringrazio, so che la cosa proseguirà negli anni.